queste tutele minime devono essere garantite, altrimenti quello non è lavoro. E siamo in un paese in cui i ragazzi a volte chiedono di lavorare pur senza guadagnare nulla, pur di dire che stanno lavorando, e deve finire quest'epoca qui. Ci devono essere dei compensi minimi orari, ci devono essere delle tutele assicurative, ci devono essere delle tutele previdenziali. Questo è il decreto dignità, ma le aziende che dicono? Con le aziende abbiamo raggiunto un accordo, cioè che facciamo un tavolo tra i riders e le aziende e vediamo di trovare una soluzione comune sulle tutele. Se il tavolo andrà male, faremo la legge. Il salario minimo orario sembra essere disposto ad accettare le aziende. Può essere un punto di caduta? Vediamo. Grazie.